Buongiorno principesse, buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Questa è la seconda parte sul video dei prodotti preferiti. Nel video precedente vi ho parlato dei prodotti di make-up che ho utilizzato di più nel 2013, invece in questo video vi parlo dei prodotti per la cura del viso, per la cura del corpo, dei capelli, eccetera, eccetera. Tutto quello che non è make-up. Iniziamo subito anche con questo perché ne ho diversi da mostrarvi, quindi non vorrei fare un video eterno. Allora, come struccante, come potevo non scegliere lui? Allora, questo è il Bioderma, l'acqua micellare, e è quello con il tappino rosa, ovvero per le pelli sensibili. Questo l'ho già comprato, ricomprato, lo ricomprerò altre mille volte perché è lo struccante migliore che abbia mai provato. Non brucia, e questo è il mio problema principale. Di solito tutti gli struccanti bruciano. Questo è ottimo sia per il viso che per gli occhi che per le labbra, strucca ogni cosa. E quindi lo continuerò a ricomprare, ma ho visto che non sono l'unica, molte adorano questi prodotti della Bioderma e quindi penso proprio che siano validi tutte le linee, anche quella col tappino azzurro, quella col tappino verde che non ho mai provato. Mi trovo benissimo con questa linea. Ho provato anche il latte detergente ed è ottimo anche quello, però trovo che sia più pratica l'acqua micellare. Poi detergente per il viso che utilizzo sia la mattina che la sera è questo qua, e l'ho scoperto proprio quest'anno e mi trovo benissimo. È questo qua di Clarin, che si chiama Gel Nettoyant Éclat du Jour, ed è questo gel trasparente che io vado ad utilizzare con il Foreo, e lascia una pelle pulita, bella pulita, luminosa. Mi aiuta anche ad eliminare le imperfezioni, soprattutto i punti neri nella zona del naso e del mento, e appunto penso che questi due prodotti utilizzati insieme siano eccezionali per quanto riguarda la mia pelle. Io ho una pelle molto secca, soprattutto in inverno, e questo non va a seccarmela ulteriormente, anzi la idrata, la lascia bella morbida, bella liscia e bella nutrita. Lo utilizzo appunto con questo che è il Foreo Luna Mini, questo dovrebbe essere fucsia, quello fucsia o quello viola, ed è appunto questo dispositivo che ha questi dentini in silicone e che con queste vibrazioni, potete sentire che vibra, va a pulire a fondo la pelle del viso, e veramente utilizzato mattina e sera questo lascia una pelle perfettamente pulita. Io non ho mai provato il Clarisonic, ma con questo mi trovo benissimo. Costa un po', perché se non sbaglio costa sui 149-139 euro, e si può acquistare soltanto sul sito Foreo. Vi metto magari il link qua sotto se siete interessate, però è un ottimo e valido alleato per la pulizia del viso. Vi lascia veramente la pelle pulita a fondo. Poi subito dopo utilizzo il tonico. Il mio tonico preferito è questo qua di Garnier della linea Sensitive, appunto un tonico lenitivo antirossori per le pelli sensibili, ed è praticamente finito, quindi lo devo ricomprare e mi ci trovo veramente bene. Lascia la pelle bella fresca, anche questa idratata, non brucia assolutamente ed è appunto molto delicato, e avendo la pelle sensibile questo è il tonico migliore che abbia mai provato, insieme a quello della Lips Earl alla camomilla, che però ho finito quindi non ho qui, però è ottimo anche quello. Poi passiamo all'idratazione. Come crema la mia preferita rimane sempre questa della Embryolisse, che ho comprato in Francia, ma se non sbaglio potete acquistare anche sul sito BB Cream Italia, che vi metto anche qui qua sotto. Non costa tantissimo ed è adatta a tutti i tipi di pelle, è una crema bella corposa, bella idratante, che però non appesantisce troppo la pelle, assorbe anche abbastanza velocemente ed è ottima anche come base per il trucco. È infatti utilizzata da tantissimi make-up artist proprio come base per il make-up, e mi sta finendo quindi dovrò riacquistarla in tempi brevi. Contorno occhi, continuo a utilizzare questo di Clinique che ho già riacquistato, ed è l'All About Eyes Serum, questa nella confezione roll-on, ed è secondo me comodissima, è molto pratica come confezione perché appunto ha questa pallina, voi andate ad applicarla su questa zona e poi si va a picchiettare il prodotto, che assorbe veramente in pochissimi secondi,
lascia la pelle bella idratata, bella, bella luminosa, poi ha un'azione rinfrescante pazzesca. Di prima mattina, se applicate questo, vi svegliate in pochissimo. Ed è appunto un prodotto che lascia la pelle anche molto luminosa, tant'è che all'interno, non so se voi riuscite a vederlo, ma delle pagliuzze dorate, che ovviamente non sono glitter, ma sono appunto delle micro pagliuzze riflettenti che riflettono la luce, quindi vanno ad illuminare questa zona del contorno occhi. Poi passiamo allo scrub che faccio un paio di volte alla settimana. Questo l'ho scoperto di recente ed è il mio preferito, ed è lo scrub del buongiorno di Be Chic. È il mio preferito perché è molto delicato, appunto avendo la pelle delicata, lo ripeto un'altra volta, avendo la pelle delicata utilizzo dei prodotti che siano poco aggressivi e questo appunto è uno di questi prodotti. Ha questi microgranuli piccolissimi che non vanno a irritare la pelle, ma semplicemente vanno a eliminare le cellule morte senza sfregare troppo la pelle, insomma, senza graffiare la pelle, quindi vado a farlo un paio di volte a settimana. Mi ci trovo benissimo. Poi, per quanto riguarda le maschere, io continuo a preferire le maschere naturali, quindi me le faccio io fatte in casa, la faccio una volta a settimana, a meno che la mia pelle sia particolarmente secca, allora la faccio anche 2 volte a settimana. E generalmente la mia preferita è quella con miele e yogurt e mi lascia la pelle luminosissima, idratata, morbida, liscia e la pelle insomma rinasce. Quindi come maschera io continuo a preferire appunto queste maschere naturali e fatte in casa. Passiamo alla cura del corpo. So che sto correndo un po', ma veramente non voglio fare un video eterno per non annoiarvi troppo. Per quanto riguarda la cura del corpo, come scrub, ho scoperto quest'anno questo di Pupa. Questo appartiene ad una linea di diversi scrub, quindi ce ne sono tantissimi. Questo è quello rosa, che è lo scrub salino rimodellante all'ossigeno attivo con sale rosa dell'Himalaya. È un bel barattolone da 350 grammi e all'interno il prodotto, che ha un profumo mentolato fortissimo, però mi piace. Il prodotto si presenta così e viene venduto con una spatolina perché sotto trovate i sali, sopra ci sono tutti gli oli essenziali, andate a miscelare il prodotto e poi lo applicate sulla pelle umida e poi andate a risciacquarlo. Lascia la pelle morbidissima e la lascia anche elastica e questo dura a lungo, dura veramente a lungo, quindi questo lo faccio un paio di volte alla settimana, non è per niente aggressivo e mi ci trovo veramente molto bene. Dopo lo scrub vado ad applicare una crema e la mia preferita è questa di Be Chic, la crema Mille Usi Benvenuta in Paradiso, perché lascia la pelle morbidissima e profumata a lungo. Questa sa di ciliegia e appunto contiene all'interno estratto di fiori di ciliegio giapponesi ed è una crema multiuso, quindi si può utilizzare anche per il viso, come impacco sui capelli e io l'utilizzo appunto come crema corpo, lascia veramente la pelle morbidissima, idratata e profumata a lungo. Per quanto riguarda il corpo dovremmo esserci, adesso passiamo ai capelli. Come shampoo, il mio shampoo del 2013 è questo di Toni & Guy, abbinato al balsamo, che anche questo è il mio preferito del 2013. Li ho scoperti quest'estate, prima di andare al mare, e mi piacciono tantissimo perché, innanzitutto la confezione è bella grande perché contiene all'interno 250 ml. Ne va utilizzato veramente pochissimo di prodotto, quindi questa confezione mi è durata più o meno 3 mesi, quindi dura tantissimo. Se non sbaglio costa intorno ai 9-10 euro. Lo shampoo pulisce benissimo i capelli, li lascia puliti e profumati a lungo per diversi giorni, quindi non si sporcano subito, a differenza di tanti altri shampoo. E invece per quanto riguarda il balsamo, anche di questo ne va utilizzato pochissimo e liscia perfettamente i capelli, li lascia belli morbidi per diversi giorni, non soltanto per il primo giorno dopo che li avete lavati, quindi li lascia belli morbidi, si pettinano benissimo e appunto quello che mi piace è che oltre al fatto di essere degli ottimi prodotti durano tantissimo perché ne va utilizzato veramente poco. Quindi questi sono i miei prodotti dell'anno per quanto riguarda i capelli.
Poi per quanto riguarda oli e maschere, allora, il mio olio preferito, lo sapete, è questo di Kerastase, ne ho diversi, questo ad esempio è quello per i capelli colorati, se non sbaglio. Hanno una profumazione ottima, lasciano i capelli liscissimi, profumati, morbidi a lungo, però lo so, mi avete detto che contengono all'interno un sacco di schifezze, quindi vorrei provare l'olio di cocco, vorrei ordinare da qualche sito l'olio di cocco e provare con questo prodotto naturale, quindi se avete comunque altri prodotti da consigliarmi, scrivete pure qua sotto. Maschera per capelli, ho scelto un prodotto particolare perché è la CC Cream di Collistar, ovvero questa maschera riflessante. Questa è quella castano nocciola che va a scurire leggermente i miei capelli. L'ho scelta non tanto per i riflessi che va a dare, anche se è una cosa molto carina, perché appunto è un effetto che vi dura soltanto per qualche lavaggio, ma l'ho scelta perché lascia i capelli veramente morbidi, profumati, idratati, super disciplinati e quindi mi piace moltissimo farla anche solo per i risultati che lascia, non tanto per i riflessi che va a dare ai capelli. Quindi questa è la maschera che io preferisco di più per i miei capelli. Infine, ultimo prodotto, sempre per quanto riguarda i capelli, è una scoperta recente ed è questa lacca di testa nera. Questa è la Hold & Flex ed è la lacca tenuta extra forte. Questa è la lacca migliore che io abbia mai provato. Non costa pochissimo, se non sbaglio, costa intorno ai 5 € d'acqua e sapone. Però insomma è una bella confezione grossa e è l'unica che riesce a tenermi i capelli per un po' di tempo, soprattutto quando faccio magari i capelli mossi, è l'unica che riesce a tenermeli per qualche ora perché i miei capelli tornano subito dritti. Invece con questa trovo che rimangano un po' di più senza però seccarsi, senza fare quell'effetto bruttissimo che molte lacche lasciano ai capelli, non lascia nemmeno residui bianchi, quelle polverine bianche sui capelli, insomma. È un ottimo prodotto ed è l'ultimo prodotto che volevo mostrarvi per questo video. Questi quindi sono tutti i miei prodotti top del 2013 per quanto riguarda la cura del viso, la cura del corpo e dei capelli. Se avete dei prodotti da consigliarmi, scrivete pure qua sotto, scrivetemi quali sono stati i vostri prodotti top del 2013 e ci vediamo al prossimo video. Un bacione, ciao!